Siamo oggi a Udine, si conclude un'intensa giornata di lavori con il nuovo soggetto degli autonomisti europei denominato Ambiente e Autonomia, che guarda ad un rapporto chiaramente politico tra quella che è l'autonomia dei popoli e della politica, in un rapporto anche con il soggetto europeo dell'EFA, la European Free Alliance, che raggruppa i movimenti autonomisti e indipendentisti identitari di tutta Europa. Vediamo quello che sarà lo sviluppo dei lavori qui con la CMI, con Gino Giammarino e Cristian Giagrisano. Mauro Vaiani, Comitato Liberazione Toscana, a Udine per una giornata molto particolare per il suo significato politico. Sono il presidente di questo piccolo movimento autonomista della Toscana, che sta cercando di rimodernare l'idea delle autonomie, che in realtà è molto antica perché è scritta dentro la nostra Costituzione. La nostra è la Costituzione delle Repubbliche, della Repubblica delle Autonomie, che è stata fortemente incrinata da almeno 30 anni di uno strano nuovo centralismo autoritario rappresentato da questi cari leader che appaiono in televisione, una volta Prodi, una volta Berlusconi, una volta Renzi, una volta Salvini, una volta anche Monti, no? Perché ci hanno messo anche il tecnico, e appaiono in televisione per dire cosa? Per dire semplicemente che loro hanno il potere, loro sanno cosa fare, loro sanno più o meno come affrontare le cose, e in realtà sotto casa nostra tutto degrada. La scuola degrada, la manutenzione delle strade, la sanità pubblica, il rapporto con il piccolo ambulatorio di quartiere, cioè le cose semplici, utili, importanti della vita degrada. E allora noi stiamo organizzando una grande rivolta anticentralista. È difficile perché il nostro è un mondo molto frammentato, molto plurale. Quando noi ci mettiamo insieme autonomisti del Friuli, della Toscana, della Sicilia, e a volte non ci capiamo alla prima, però ci stiamo provando, perché se non restituiamo quartiere per quartiere, paesino per paesino, rione per rione, servizi pubblici locali, un'amministrazione in cui la gente abbia fiducia e possibilmente anche dei politici che la gente abbia votato, non che siano stati nominati dall'alto dei cari leader nazionali. L'Italia ha bisogno di ritornare ai suoi paesi, ai suoi quartieri, ai suoi rioni. Non vogliamo il podestà d'Italia, vogliamo democrazia locale. Una serata particolare al Castello di Udine nel segno dell'autonomia. Sì, è l'inizio di un percorso che per noi è un percorso difficile ma sicuramente molto molto affascinante. Stasera presentiamo Autonomia e Ambiente, questa nuova rete di movimenti autonomisti, indipendentisti, federalisti che sono presenti sul territorio italiano e che condividono un sogno. Il sogno di far valere la voce dei propri cittadini, dei propri territori, in un contesto fortemente europeo. Noi crediamo che oggi ragionare di autonomia e autogoverno sia ragionare di territori che vogliono sentirsi europei e vogliono costruire una Repubblica europea, quindi in una logica che guarda non al passato ma guarda al futuro, quindi convinti e forti delle nostre radici ma verso un futuro condiviso.